Conte che si è avuto la settimana scorsa di fare una serie di riflessioni. C'era nel momento opportuno, all'esito del risultato elettorale del ballottaggio di Casoria, abbiamo ritenuto opportuno convocare questa assemblea. Perché crediamo che bisogna dare una giusta lettura di quello che è successo. Io non l'ho ascoltato, Gennaro, Orlando, il Massimo è ben scuso, quindi potrò dipendere anche dai concetti che ho già espresso, ma mi voglio fermare unicamente sulle prospettive di crescita che dobbiamo innestare partendo dal dato elettorale di domenica alta del ballottaggio. Noi siamo in una città che ha avuto la percentuale più bassa d'Italia di partecipazione al voto del ballottaggio. Siamo in una città dove al primo turno le forze del centro-destra e la loro variegata rappresentazione hanno dimostrato di essere fortemente maggioritarie, sono andate ben al di là del dato elettorale che si è avuto 3 anni fa, migliorandolo di oltre 2 cifre, siamo andati avanti di oltre 14-15%. È chiaro che scontiamo e paghiamo lo sconto delle divisioni. Come dato iniziale, perché se fossimo stati tutti quanti insieme avremmo vinto tranquillamente tutto. Però paghiamo anche le conseguenze di un sistema massmediatico che ha avuto la capacità del centro-sinistra di dare una lettura al dato elettorale del primo turno distorta rispetto alla quale noi non abbiamo avuto capacità, quando dico noi, che viene generale centro-destra, di rispondere con un'analisi che fosse quanto più veritiera possibile. È successo, per evocare qualcosa che ho già visto, quello che ci è capitato all'indomani delle elezioni regionali del 95, quando pur vincendo in 5 regioni molto popolose, che erano la stragrande maggioranza degli italiani, perché in realtà della Lombardia, del Piemonte all'epoca, la Campania, la Puglia, complessivamente avevamo vinto nelle regioni dove c'era la popolazione per oltre il 60% degli italiani, ci facemmo abitolare dal termine calcistico, 10 a 6, abbiamo vinto 10 a 6, cioè 160, enumerando tutte le regioni che aveva vinto, perché all'epoca, e non sapevo da finire questo dato, noi perdemmo il Lazio, il Molise e l'Abruzzo, per la presenza della lista fiamma del colore di Nauti, che totalizzò i consensi che noi passavano per vincere. E quindi una divisione nostra fece vincere il centro-sinistra, un meccanismo a turno unico. E voi ricorderete che tutti i ballottaggi, in quella giornata perdemmo tutti i ballottaggi, tutti in tutta Italia. Perché questa loro capacità di rispedire all'esterno, che avevano vinto le regionali, ma non era vero, esaltò il loro corpo elettorale e invece suscitò di nostri una grande depressione e loro andarono a votare. Allo stesso modo hanno avuto la capacità in questo momento, partendo da un dato, Milano, capitale morale politica del centro-destra, non si vince al primo turno, c'è un problema. Anzi, il candidato del centro-destra è in vantaggio, il centro-destra è in disfatta completa, Berlusconi ha perso il suo appoggio elettorale, quindi è finito. E per 15 giorni hanno bloccato questo. Se andiamo dentro i dati elettorali del primo turno, fatta eccezione per Milano, lo dobbiamo registrare, ma se vogliamo mettere dentro anche Milano, mettiamo dentro anche Milano, perché 5 anni prima la Morata ha vinto con il 51% dei voti, la coalizione ha vinto il 51% dei voti. Se noi sommiamo il dato dell'Elisa al primo turno e ci aggiungiamo il terzo polo e quello di una coalizione civica a guida dell'Elisa, un altro pezzo staccato, il corpo elettorale è rimasto invariato, ma le nostre divisioni hanno tornato in centro-sinistra. Ma in generale, dovunque, la nostra capacità di raccogliere il consenso sulle liste attraverso i nostri candidati, che testimoniano praticamente sul territorio, è stato di gran lunga superiore alle elezioni precedenti ed è stata di gran lunga superiore al centro-sinistra. E poi paradossale, pensate, il Partito Democratico, Bersani, Salvini,
letto tutti, tutti i cosiddetti diari del PD per 15 giorni hanno votato Vittoria e anche hanno letto il ballottaggio, cioè hanno votato Vittoria portando ad esempio Milano e Napoli dove i candidati che hanno vinto non erano dispensione del PD, anche erano candidati contro il PD. A Milano Pisapia che aveva stavolta di Milano contro il candidato del PD, a Napoli un candidato che aveva battuto al primo turno addirittura il candidato del PD, metamorfosi di questo partito che si dovrebbe vergognare del 15% del partito totalizzato a Napoli città e dalla magra cifra che ha totalizzato qua a Casoria. E come Casoria, potremmo dire a Villarica, ma in tanti comuni della provincia di Napoli, c'è un dato: il PD di Verona si montare a Salerno non si è presentato, è andato per le elezioni civiche di De Luca, memore di 5 anni fa, quando De Luca si candidò contro il PD, andò al ballottaggio con le esperienze civile, stracciando anche il PD e vincendo poi. Cioè hanno la capacità di mistificare i dati. In provincia di Napoli e in Campania noi abbiamo cominciato questa competizione elettorale con questo dato: su 18 comuni superiori a 15.000 abitanti 8 erano di centrodestra e 10 di centrosinistra. Oggi all'esito elettorale noi controlliamo 9 comuni, noi controllano 9, quindi abbiamo totalizzato noi un vantaggio. Nel frattempo abbiamo conquistato Caserta, che è un capoluogo di provincia, nel frattempo abbiamo vinto in Roccaforte storia di centrosinistra come quarta, come sesta lunga, e addirittura abbiamo il centrosinistra che evoca una vittoria a Santa Maria Capua Vetere, dove praticamente ha vinto un candidato al ballottaggio civico con dentro la lista dichiaratamente del centro-destra contro il candidato ufficiale del Polo, e pensate, evoca la vittoria ad Ocelli inferiore, dove al primo turno il PDL, lista PDL, ha totalizzato il 55%, la coalizione interamente il 59%, il nostro candidato sindaco purtroppo si è fermato al 49,5%, per via di questa congiuntura nazionale sfavorevole, ha perso il ballottaggio. Pensate, pensate, contro un candidato sindaco che nel suo curriculum politico vanta quello di essere stato consigliere comunale del Movimento Sociale Italiano. Andiamo a Marano, al primo turno il centrodestra al 57%, il candidato sindaco si ferma al 49%, e vince un candidato civico che per fare coalizione ha messo dentro il PD, che non ha superato il 10% del curriculum del candidato sindaco, oggi sindaco di Marano Cavallo, appare che è stato consigliere comunale di Forza Italia, che il padre è stato per decenni segretario politico del Movimento Sociale Italiano e lui in gioventù è stato eletto giovanissimo consigliere comunale del Movimento Sociale Italiano. Cioè io potrei continuare con questa situazione, non mi voglio sbagliare. Nel senso che devo rimarcare una capacità del centro-sinistra di enfatizzare un dato anche quando perde o quando pareggia. E allo stesso modo, io l'ho ricordato molto spesso in occasione di commissione elettorale, quando più di 15 anni fa si votava con il sovente a Palermo, elezioni comunali, elezioni provinciali, il sindaco Valerio Fronti Popolo Leon Lugo e Guava 75%, e contestualmente alla provincia corretta un certo Musotto e Fronti pure lui molti 70% di voti. Fatto strano, la Palermo che aveva votato Leon Lugo in parte della Democratica, quelle che aveva votato Musotto era non so perché mafiosa, e non si capisce su 70% per 140%, non è che Palermo ha il 200% della popolazione, quindi il risultato elettorale è quello che è. Allora, a Casoria noi abbiamo pagato lo scotto delle divisioni al primo turno, abbiamo pagato un sorpresa nazionale, non abbiamo potuto giustificare, perché guardate, è successo lo stesso a Cagliari. Chi vuole guardare i dati, non si vada a guardare i dati. La coalizione di centrodestra ha preso il 57% del primo turno, è andato sicuro che si è trovato al 49%. Oltre al centrodestra esisteva un candidato sostenibile
Grazie.
altri. Quando fanno le analisi mettono in altri, perché non li sanno cosa usare. Ecco, noi dobbiamo andare da Presidente, da questo. A Cazzoglia stiamo maggiorando, abbiamo espresso le liste, non si pensate che non in campo. Questa esperienza non va verificata, dobbiamo mettere dentro tutti quanti come costi di posizione più grande partito, sostenendo massimo e i consiglieri comunali che rappresenteranno sono stati in consiglio comunale. Una battaglia, che è una battaglia di coerenza e di correttezza. Noi anche dall'opposizione siamo la forza politica che costruisce il governo, costruisce il suo governo. Dobbiamo dare esempi concreti di discussioni che bisogna mettere in campo, continuando a sostenere la propria battaglia che abbiamo voluto evidenziare nel corso della competizione elettorale. Casone vive il dramma degli anni di sinistra. Va affrontato questo dato, va affrontato anche con l'utilizzo del piano casa che la regione ha messo a disposizione. Non dobbiamo sostenere questa battaglia al di là di chi poi gestisce queste cose, perché un grande comune come Catania affronta queste questioni perché sono questioni di crescita. Va affrontata la questione legata all'utilizzo dei fondi comunitari, del più Europa, per capire finalmente in che modo si vogliono spendere questi fondi. Va messo in moto un percorso di sinergia territoriale facendo i Cazzoli insieme ai comuni contesti un sistema territoriale che conta nello scacchiere regionale per chiedere investimenti su questo territorio, in termini di finanza, in termini di trasporto, in termini di connessioni e di servizi finali che devono cadere su questo territorio. Noi dobbiamo essere parte attiva e intelligente rispetto ad una coalizione che ha avuto la fortuna, non ci credeva neanche che potesse vincere. E una coalizione che ha avuto questa fortuna dal punto di vista elettorale, noi sappiamo che è debole nella costruzione di una sanità di governo. Non ci dobbiamo far imbrigliare subito dal punto della vincita per mettere in moto scrociature autoritarie. Dobbiamo costruire per fuoco, perché anche dall'opposizione cresce una classe vincente. Noi abbiamo identificato un giovane, tanti giovani sono stati eletti, dobbiamo costruire un gruppo di vincenti per lanciare la sfida, per cominciare a cacciare quando verrà il momento opportuno, superare le nostre divisioni, avendo la capacità anche di costruire un grande partito partendo dal basso. Noi nella riunione che abbiamo terminato a Napoli abbiamo deciso anche su input nazionale una serie di iniziative che mettono in moto un percorso di coinvolgimento dal basso e di costruzione del partito dal basso, partendo c'è anche gli eletti, da quanti sono messi in discussione candidandosi nelle nostre liste. Dobbiamo organizzare una grande assemblea perché dobbiamo definire la modalità attraverso la quale si devono indicare anche i responsabili del partito del Piano Lombardo. Lo faccio anche con il mio nuovo ruolo ultimo di commissario del partito, qua da solo l'abbiamo fatto nel corso della competizione elettorale, dove l'amico Cesaro che mi saluta perché può andare a finire quanto con l'impegno anche con la cittadinanza l'abbiamo avuto il primo giorno. Perché è stato necessario la nomina mia di Cesaro a reggere le donne quindi a Cazzoglia? Perché ci sono delle incomprensioni, ci sono state delle iniziative non concordate con nessuno, frutto di personalismi che hanno intriso questa campagna elettorale, che noi dobbiamo appurare e mettere da parte. Noi dobbiamo recuperare un percorso di costruzione di nuovo partito, coloro i quali innanzitutto hanno i piedi per terra e hanno il cervello che in collegamento diretto con la bocca in maniera lineare e trasparente. Ecco, dobbiamo avere la capacità di individuare degli obiettivi chiari e coinvolgere quanto più possibile la nostra agenda. A me va a piacere la forma di stasera, ma questa forma, questo entusiasmo, lo stesso. Questo coinvolgimento, questo coinvolgimento continuo, partecipato alle battaglie di proposte che dobbiamo mettere in campo, lo significa che quello che dobbiamo fare dal governo, noi cominciamo a fare una strategia pubblica, coinvolgendo quanto più persone possibile, per capire, ad esempio, il PUC del Comune di Cazzoglia, che fine fa, come si risponde alle necessità di osservazioni che sono state messe in campo, se è il caso o meno di dare un nuovo incarico, perché quella impostazione è artistica e bisogna modularla rispetto ad una moderna visione dell'urbanistica territoriale in raccordo con il piano territoriale di coordinamento provinciale. Cioè tutte queste cose dobbiamo porre in essere, anche i modelli di servizi che vanno dati sulle città.
a tenere in piedi una società di diritti per la rete urbana. Perché c'è un dato con il quale doveva fare i conti quanto prima, ed è che deve confiscare, sono i conti pubblici che bisogna tenere sotto osservazione. C'è da fare i conti con un mercato dei servizi che bisogna attivare. Non c'è più la privativa dei servizi da dare alla società in house, bisogna fare gara per tenere i servizi. E tutto questo comporterà delle scelte, noi su questo ci dobbiamo valutare costi e benefici della città, i miglioramenti dei diritti che bisogna mettere in campo. La questione è ancora aperta del rapporto con la frazione di Arpino, che è un dato importante, e su quanto dobbiamo fare la differenza, perché nessuno più la può vedere come una zona della città dove si trova soltanto dello cittadino. Ecco, su questo lo il partito, dimenticando per un attimo il risultato della campagna elettorale, ma proponendo un modello nuovo fatto di buon coinvolgimento, in cui non ci sono classi dirigenti autoreferenziali, ma ci sono persone che si mettono in discussione in ogni momento, partendo da un dato, e questa è l'ultima riflessione che ha segnato il tema, che gli eletti non sono persone che rappresentano se stessi, rappresentano la maggioranza dei casoliani, perché il centro deve essere maggioranza dei casoli, anche se il presidente elettorale ci ha penalizzato alla fine, e rappresentando questa maggioranza dovete la potenza di raccontarsi a questa casoria viva, che aveva risposto di sperarmi in questi posti eletti. Bisogna raccontarsi tutti i giorni con la città, bisogna capire che una prospettiva di crescita, un'alternativa si costruisce giorno dopo giorno, intestandosi delle battaglie che sono credibili, che la gente capisce, e che sono battaglie di legalità e di trasparenza amministrativa. Da questo punto di vista, noi dobbiamo essere intransigenti, che molto spesso vengono poste le nostre punte accuse ingenerose e non sono mentite. Ed è sul punto della trasparenza, della legalità, è un punto primario dell'impegno dei consiglieri comunali del centro-destra in consiglio comunale, perché in questa competizione elettorale sono state scritte anche pagine buche di rapporti che questa coalizione, e io faccio salvo il sindaco che conosco per fortuna bene, ma chi ha utilizzato questa competizione elettorale può contare i vinci da personale, cose che si nutra, pensando che attraverso questa rivincita si possa costruire un percorso politico che ahimè per lui non c'è più, perché chi ha scelto la posizione del fista deve innanzitutto far capire, quando torneremo a parlare di politica, che c'entra l'animo del centro-sinistra nel momento in cui ha scelto di essere il terzo popolo. Che c'entra l'ATI con certi atteggiamenti, con l'Italia dei Valori o con la sinistra, con il PD, quando invece a livello nazionale contesta questo bipolarismo. Allora sono una serie di contraddizioni che poi il tempo farà emergere per far comprendere a tutti quanti come quella che oggi sembra una vittoria, invece la vittoria di Pino, per quelli di qua l'ha messa in campo, perché non hanno prospettiva, non hanno respiro, non hanno collegamento strategico con le coalizioni politiche che oggi governano la regione, la provincia, il governo nazionale, che grazie anche a questa battuta d'arresto sapranno trovare più sbatto, più vigore, ma soprattutto avranno quella capacità di impartire un percorso di rinnovamento della politica e di creazione di un grande soggetto politico che dovrà vedere dentro di sé tutto il popolo. Questa è la sfida che lanciamo a Casoria, perché questo popolo che è maggioranza deve quanto prima trovare anche la responsabilità di governo di questa città. Auguri a tutti quanti.